professore. Buongiorno. Come sta oggi qui a Tirana, la capitale dell'Albania? Si trova bene? Mi trovo molto bene. Tirana è una città splendida, è un cantiere aperto, è una città piena di vita, è una città nella quale si sta francamente molto bene. E per noi italiani, per noi pescaresi, è l'unica porta verso il mondo, perché ci hanno rinchiusi in casa. Cioè, e ci fa piacere che ci sia questa apertura verso un paese che è sempre stato amico. E lei è qui in un albergo quasi, diciamo, in centro di Tirana. E in generale si trova bene anche come ospitalità? Certo. Io mi trovo qui nell'albergo, l'Hotel Bilada, si può fare il nome, penso, nel centro di Tirana, dove ci sono i titolari che sono delle persone semplicemente splendide che ho conosciuto 5 anni fa, quando ho fatto un viaggio di una quindicina di giorni in tutta l'Albania. Ho conosciuto il signor Fation, la signora Mira, che non solo si limitano a offrire l'ospitalità, ma offrono anche cortesia, sorriso, veramente si sta, è il posto migliore dove poter stare. Cioè, quindi come ospitalità, ha detto delle belle parole, quindi... Non c'è nulla da dire, perché sia come persone, anche come situazione, perché come posizione, perché basta... da un passo c'è Piazza Skanderbeg, ci sono i viali, c'è tutto, quindi c'è ogni cosa. Ma qui stiamo sentendo anche un po' di musica qua di pianoforte. Esatto. Venga professore, venga che andiamo a... È la signora Mira, che è una ottima pianista e delizia con la sua musica, la sua Grazie signora. Grazie. Grazie mille. E allora professore, noi dicevamo che lei è qui in questo albergo, è soddisfatto ovviamente dell'ospitalità, della lingua, qui parlano l'italiano, quindi lei difficoltà non le ha trovate? No, in Albania è difficile trovare difficoltà linguistiche, perché direi quasi tutti conoscono questa lingua, a parte la regione andando verso la Macedonia, dove si può incontrare qualche piccola difficoltà. L'80% degli albanesi parla e comprende l'italiano, e poi ci sono tante cose in comune. Non dobbiamo dimenticare le comunità albanesi presenti in Italia ormai da oltre 400 anni. E poi potrei dire da abruzzese, da pescarese, che c'è una piccola comunità di albanesi a Villa Badessa, in provincia di Pescara. E questa comunità si è stabilita nel 1743 e ha perso l'idioma arbrescia, però ha conservato il rito cristiano orientale. Fino a una quindicina di anni fa c'era un sacerdote albanese della Calabria, Don Lino Bellizzi, che voglio ricordare, perché tanti lo conoscono e sanno che era un ottimo sacerdote e un grande amante dell'Albania e dell'Italia, amato questi due paesi contemporaneamente, di amore incredibile. E a Villa Badessa c'è la più grande raccolta di icone dell'Europa occidentale, che lui ha fatto restaurare dal professor Guglielmo Mathie, che è il padre dell'archeologo Mathie, che ha scoperto la città di Ebla in Siria.
E adesso invitiamo il professore a prendere un buon caffè, perché in Albania il caffè ovviamente non manca, è buono come in Grazie. Italia. Penso. È un rito sacro. È un rito sacro. In Italia, ma oltre al caffè, il caffè si accompagna anche con una bevanda che si chiama bevanda alcolica. L'ha mai assaggiato? La rakì, sì, si può anche bere la rakì sperando di stare sveglio fino a... va bene, è un po' forte, comunque sì. Ci accomodiamo, certo, fuori. Grazie, con piacere. Così. E qui siamo in un ambiente all'aperto, considerando che siamo in una stagione invernale. Certo. Io sono con la camicia, l'Albania che ha un clima mite, come un po' sud Italia, diciamo. Sì. Si trova bene anche per il clima, per il... Allora, mi trovo bene sia per innanzitutto mi trovo bene per le persone, perché è importante il lato umano, quello è fondamentale. E poi mi trovo bene come clima, come anche come cibo, mangio sempre carne allo spiedo, diverse specialità albanesi, perché non si può pretendere di portare il proprio paese in tutto il mondo, bisogna anche conoscere le usanze locali, che sono buone usanze, mi piacciono molto. Per cui, per esempio, no, in Albania lei ha potuto girarla un po', diciamo, le città, quelli anche indicate dalle guide turistiche, ma quelle storiche, dal nord al sud, cosa ha visitato in questo periodo? Io dell'Albania ho visitato tutto. Ho cominciato a vedere, la prima volta che sono stato in Albania ho visitato solamente Scutari, che è una città splendida, veramente molto molto bella, perché io avevo sempre visto il lago dalla parte del Montenegro, e poi ci teneva a visitare Alessio, ma dell'antica Alessio, è stato vescovo un abruzzese, Bonanno dall'Aquila, antica diocesi, poi distrutta dai turchi, poi insomma ha avuto varie vicissitudini, e Durazzo è importante perché è il capolinea della via Ignazia, è una delle più importanti strade dell'antichità, perché c'era la via Appia che collegava Roma a Brindisi, poi si prendevano le navi, si arrivava ad Apollonia o anche a Durazzo e si continuava con la via Ignazia che attraversava le Alpi Albanesi, raggiungeva la Concesti della zona dei laghi macedoni, lago di Ocrida, lago di Prespa e così via, e poi scendeva a Salonicco e raggiungeva Costantinopoli. Lei conosce molto bene l'Albania, quasi quasi meglio di me. Te lo dico, cosa per esempio per un italiano che non è mai venuto in Albania, magari non sa anche cosa visitare, diciamo, oltre il mare che è bellissimo come un po' sull'Italia, Mar Ionio, questo non. Però diciamo nell'entroterra, nella questa terra storica dei Balcani, cosa suggerisce lei per un turista italiano che viene a visitare, un amico italiano? Ecco. Beh, direi un po' tutto, da Croia per i ricordi storici. Croia? Sì, Croia, ma anche il Basan. Ma direi un po' tutto il territorio. Io ho attraversato appunto 5 anni fa, in senso longitudinale, da Durazzo, Tirana, fino a confine con la Macedonia per vedere Ocrida. E ci sono strade così che andrebbero forse migliorate, non so se nel frattempo le abbiamo già fatte, perché l'Albania è ovunque il cantiere, questo va detto e ripetuto, sì, in fase di sviluppo edilizio, ma anche di viabilità, e quindi merita di essere visto interno, fuori discussione. Anche a sud, a Girocastro, che è un centro affascinante, per cui c'è anche tanto della cultura romana, latina. Ci sono siti archeologici, da Butrinto, che è stata
appunto greca, romana, e poi è stata bizantina, è stata veneziana. Ma curiosità, se mi permette sempre, no? La sua giornata, perché lei è un signore, diciamo, insegna anche alla terza età all'Università di Pescara, sì, se non mi sbaglio. Ecco, ma qui a Tirana da pensionato, che brutta parola, pensionato, ma delle volte è anche bella perché dà possibilità di vedere un'angolazione diversa da tutti quelli che vanno a lavorare la mattina, che devono produrre, no? Da pensionato, da una certa esperienza anche di insegnamento nelle scuole italiane, anche all'università adesso recentemente, insomma, la sua giornata come si riempie qui a Tirana, come inizia e come finisce, diciamo, una giornata classica di un pensionato italiano in Albania, anche se lei è molto attivo, cioè altro che... Allora, in questo momento sono pochi giorni che sono venuto qui in Albania, a Tirana, e mi dedico a passeggiate esplorative. Ma dove per esempio? Una passeggiata classica dove va qui a Tirana? Lungo i viali faccio anche 15, 17, 18 chilometri. Però 17 chilometri? Ma non ci vuole molto, basta mettere i piedi uno dietro l'altro e poi... Quindi la passeggiata classica dopo colazione, presumo? Sì, dopo colazione e dopo pranzo. E poi chiaramente mi piacerebbe fare qualche attività. Lei ha ricordato giustamente l'Università della Terza Età di Pescara, che è una istituzione che io reputo nobilissima. In questa sede saluto il presidente e tutto il comitato direttivo, che spero possano vedere questo video un giorno, il dottor Antonio Fabrocino e le sorelle Sebastiani e tutti gli altri del direttivo, perché è un'attività importantissima in quanto valorizza la vita del pensionato, la vita dell'anziano. Mi piacerebbe poter fare qualcosa eventualmente fare pure qui l'Università della Terza Età, fare lezioni, sarebbe bello. Quindi lei, venendo qui in Albania, ha anche questo, chiamiamolo, sogno di poter organizzare anche, perché no, insegnare la lingua italiana, la geografia, certo, la sua materia, certo. Altri pensionati, professori italiani che possono venire qui a Tirana, certo, e organizzare, certo, una, anche qui l'Università della Terza Età per gli albanesi, ma anche italiani. Ci sono tanti pensionati italiani che potrebbero passare il tempo in una maniera più attiva, ecco. Ma le lezioni dell'Università della Terza Età non è che sono riservate agli italiani, sono, direi, ottime per tutti gli anziani. Sì. Speriamo che questo, chiamiamolo, progetto o sogno del nostro sogno, professore, vada a buon fine, però adesso, dopo questa chiacchierata molto, molto, diciamo, amichevole, di piacere, che è una cosa che non può mancare. Che facciamo, professore? Ci prendiamo un po' il caffè? Come no. Allora andiamo dentro. Ok, andiamo a prendere un caffè.